Un caloroso saluto da Chiesa Cristiana Berea in Italia a quelli che ci stanno ascoltando tramite Facebook e YouTube. Che Dio ti illumini con la sua parola. Il nostro evangelista Luca, il nostro medico, a un certo punto, quasi subito nel suo Vangelo, si sposta dal racconto dell'infanzia di Gesù, si sposta nel Tempio verso un uomo dal quale possiamo imparare molto. Ed era Simeone. Simeone è stato un esempio nel suo comportamento e noi vogliamo arricchirci della sua storia, che vogliamo subito iniziare a leggere da Luca 2, 25. Ora, ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Vi era in Gerusalemme un uomo del quale non ci viene detto la sua posizione sociale, non ci viene detta la sua età, non ci viene detto nessun dettaglio che non sia la sua posizione spirituale. Lui era un uomo giusto e timorato di Dio e pio, che è proprio il sinonimo di questa parola. Simeone era giusto, c'è scritto. Quindi è così che ce lo propone Luca, è così che ce lo descrive, è così che vuole che sia designato proprio come carattere, come suo essere, una persona giusta. Che significa quando noi leggiamo nella Bibbia questa parola, giusto, che è la parola di Kaios nell'originale, nel greco antico. Significa che era una persona esemplare, non che era perfetta in tutto, perché sappiamo che questo è solo Cristo, ma lui tendeva a questo, voleva fare secondo il Signore, era dedito a questo ed era palese che lui si comportasse in maniera giusta. Infatti c'è scritto che lui era pio, che molte traduzioni traducono con il sinonimo timorato di Dio. Infatti la parola eulabes, che è quella in originale, ha questi sinonimi come traduzione, che quando troviamo dei sinonimi nelle diverse traduzioni mai si contraddicono, sono solo appunto sinonimi, parole che vengono scelte ma hanno lo stesso significato, appunto pio, timorato, che significa anche devoto. Simeone era giusto. E effettivamente lo era perché era devoto, era pio. Quindi significa che era consacrato a Dio, era interamente dedicato. Questo significa quella parola. Quando uno è devoto, cioè completamente dedicato a un qualcuno o a un qualcosa, in questo caso Simeone era devoto a Dio, era interamente dedicato a Dio, metteva in pratica le leggi di Dio e questo era agli occhi di tutti. Spiritualmente era sensibile a Dio, temeva Dio per l'estremo rispetto che aveva di lui, non paura, una paura per la quale ti nascondi da Dio, no, quell'estremo rispetto perché conosce Dio, che è quello che è l'estrema saggezza e l'estrema santità e amore, ma allo stesso tempo sapeva che era un Dio giusto, un Dio che andrà a giudicare giustamente e quindi lui aveva un concetto veramente completo di Dio perché una persona che dedica la sua vita a Dio è colui che veramente ha capito chi è Dio, che veramente ha capito chi è Dio. La sua mente, il suo cuore faceva sì che metteva Dio al di sopra di ogni cosa. Come tutte le persone che sono realmente devote, si vedrà perché metteranno Dio al di sopra di ogni cosa. Darà a Dio le sue migliori energie. Una persona devota darà a Dio il suo miglior tempo. E proprio la sua sincera e devozione produce
Simeone quella speranza viva, proprio come abbiamo cantato, che Cristo è la nostra speranza. Infatti dice al versetto 25 che Simeone aspettava la consolazione di Israele. Cosa significa la consolazione di Israele? Aspettava la venuta del Messia. Simeone lo chiama così, la consolazione di Israele, perché la venuta del Messia avrebbe comportato quella soluzione, quella consolazione dopo tutte le guerre e tutte le sofferenze che Israele aveva subito, aveva dovuto affrontare. E quindi Israele stava aspettando la consolazione, che è il Messia, come anche abbiamo cantato oggi. Simeone era in attesa, la sua speranza era nell'attesa del Messia. Ai tempi di Simeone le condizioni erano brutte, non c'era un'indipendenza politica, c'era il dittatore re Erode, spietato re Erode, c'era una religiosità fredda, legalista di quei tempi, c'era un silenzio profetico, la situazione non era delle migliori, ma in mezzo a questo buio il bello è che c'erano ancora persone devote come Simeone, come anche oggi sembra che tutto è nella confusione più totale nelle mani dei potenti della terra che ormai decidono cosa dobbiamo mangiare, cosa ci dobbiamo mettere in corpo. E in tutta questa confusione però Dio chiama sempre un residuo, chiama sempre delle persone che sono devote a Lui. È un mondo simile a Simeone. Simeone aspettava la consolazione di Israele, il Messia. Noi in un modo simile aspettiamo il ritorno del Messia. Sì, quindi ci possiamo veramente identificare in Simeone e prendere come insegnamento quello che lui dice, quello che lui fa. Infatti, leggiamo il seguito di questo versetto, leggiamo i due seguenti versetti, il 26 e il 27. Gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio e, come i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare al suo riguardo quanto prescriveva la legge. Secondo la prescrizione della legge. Quindi è bellissima l'espressione il Cristo del Signore. Gli era stato promesso dallo Spirito Santo che lui non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Bellissimo. Il Cristo del Signore è un'espressione che noi troviamo anche nel Vecchio Testamento, che significa l'unto del Signore, e era riferito ai re. Quando Dio, o chi per lui, qualche profeta, doveva ungere un re per Israele, e quindi sappiamo che la parola Cristo significa unto, e veniva riferito al re. In questo caso, invece, sta parlando del re dei re, del re spirituale per Israele, il Cristo del Signore. È usato in senso messianico, proprio come abbiamo anche cantato oggi. Simeone è stato un destinatario speciale della rivelazione dello Spirito Santo che uno riceve solo quando è devoto, come lo era Simeone. Una persona devota a Dio ha le promesse dello Spirito Santo, può vedere la gloria del Signore davanti ai suoi occhi e questo è quello che succede anche oggi. Gli era stata fatta una promessa che avrebbe visto il Messia prima di morire. E questo è, ora non sappiamo quanto tempo Simeone abbia aspettato l'adempimento di questa promessa, giorni, mesi, anni, non ci viene detto, ma lui aveva la viva speranza di questo e così succede. Lui aspettava che si realizzasse questa profezia. I pensieri di Dio veramente includono tutto ciò che noi non possiamo immaginare, tutto ciò che noi non possiamo vedere o pensare veramente. E lui si rivela per mezzo dello Spirito Santo a coloro che lo amano, come qualcuno ha pregato oggi. È proprio così.
Noi dobbiamo desiderare l'influenza dello Spirito Santo. Egli sta scritto che Simeone andò, si recò al Tempio mosso dallo Spirito Santo e lì vide che i genitori portavano il bambino Gesù affinché sì, per adempiere le prescrizioni della legge. Quindi, prima di tutto, ebbe questa rivelazione dello Spirito Santo, va al Tempio. Lui va, non perché qualcuno glielo dice, qualcuno di umano glielo dice, lo Spirito Santo gli dice, va al Tempio. Dio è responsabile di quell'incontro. Non è una casualità che lui si trovasse nel Tempio in quel momento, proprio quando i genitori portano il bambino Gesù. Dio gli dice di andare, questo incontro è programmato da Dio. Il tempio sappiamo che è il centro del patto, il centro della vita spirituale e religiosa del popolo di Israele. Era l'incontro tra Dio e gli uomini. Giuseppe e Maria portano Gesù per adempiere la prescrizione della legge. Ora, per comprendere bene tutti i passaggi di questi meravigliosi versetti, di questo meraviglioso racconto che abbiamo grazie a Luca, vogliamo capire che cos'è la prescrizione della legge per non incorrere in interpretazioni personali, perché ci viene detto esattamente qualche versetto prima di quelli che abbiamo iniziato a leggere oggi, al versetto 22-23. Luca 2, 22-23. Possiamo leggere cosa è questo che stavano adempiendo? In realtà è la consacrazione di Gesù. Lo leggiamo direttamente dalla parola di Dio. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione, di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore. Benissimo, questa era la prescrizione della legge che stavano compiendo Giuseppe e Maria, ok? Lo Spirito Santo sempre, da sempre, è la guida, è stata la guida delle persone devote. Pensiamo a Filippo che si avvicina all'eunuco solo perché lo Spirito Santo glielo dice. E così avveniva per i profeti, così è avvenuto a Pietro quando vennero le tre persone e gli dice: va, vai con loro perché li ho mandate io. Così in Atti vediamo che la missione veniva guidata dallo Spirito Santo di andare o di non andare, lo Spirito Santo sceglieva chi doveva andare e così via. Abbiamo sempre la guida dello Spirito Santo. Come in Romani 8,14 c'è scritto che anche per noi c'è quella guida dello Spirito Santo, ma per le persone devote. Se tu sei veramente devoto a Dio, cioè tu, che tu ti dedichi a Lui, dedichi il meglio di te, il meglio del tuo saper fare, il meglio del tuo tempo, il meglio di tutto, di te stesso. Hai una devozione per Dio, avrai sicuramente la guida dello Spirito Santo. Prima di decidere cosa fare, devi chiederti: questo porta gloria a Dio? Prima di dire qualcosa, devi chiederti: questo che sto dicendo porta gloria a Dio? Cioè io do importanza a Dio, si vedrà. Facendo questa cosa o non facendo questa cosa, si vedrà che Dio è importante, che io sono devoto a Dio. Questo devi chiederti. E anche prima di aprire la bocca, devi chiederti: questo porta onore a Dio quello che sto dicendo? Si vedrà, riconosceranno da quello che sto dicendo che sono una persona devota? Simeone sicuramente lo faceva. Perché Luca lo descrive così e lui ha rivelazione dello Spirito Santo. È bellissimo. La rivelazione dello Spirito Santo non si ha gridando a Dio, perché Dio non è sordo. Si ha essendo devoti a Dio. Tu sei qui, per esempio, oggi, stai dando gloria a Dio, perché gli stai dando importanza. Perché noi celebriamo la domenica la risurrezione di Cristo, seguiamo l'esempio dei primi cristiani, stiamo rendendogli onore, rendendogli un culto come lui ha detto.
nel giorno in cui lui è risorto. In questo caso, in questo momento, la tua scelta sta dando gloria a Dio. Se tu sei dove puoi ascoltare la parola di Dio, stai dando gloria a Dio, non a me. Stai dando gloria a Dio. Leggiamo come continuano i versetti. E godiamoli, ce li chiesa, perché sono meravigliosi. Vogliamo leggere la continuazione dei versetti 28, da 28 a 35. Egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. E Giuseppe e la madre del bambino si meravigliano delle cose che dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: Ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ricchissimi questi passaggi, sono ricchissimi. Vedete che lui anche profetizza perché lo Spirito Santo era su di lui. Allora andiamo in ordine. Lui trova nel Tempio Giuseppe e Maria e che portano Gesù che era bambino in quel momento. Lui lo prese in braccio. C'è scritto, possiamo andare i primi, vero? Mi segui dall'inizio? Eh sì, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Qui è interessante che dice e benedisse Dio, due punti, e ci dice in che modo benedisse Dio, perché a volte è troppo semplice dire che Dio ti benedica, ma la benedizione in realtà consiste, deve consistere nel dire qualcosa di bene alla persona. Quando dici bene, stai benedicendo. Ok? È troppo semplice dire che Dio ti benedica. Ok, quindi benedisse Dio. E lui, questa benedizione consistette in un parlare gioioso e nel lodare Dio per l'adempimento della sua promessa. Che promessa? Quella che abbiamo letto all'inizio, perché Simeone dice: Ora, o mio Signore, lascia andare il tuo servo secondo la sua parola, perché abbiamo letto che lo Spirito Santo gli aveva promesso che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore, l'unto di Dio, no? Il Messia. Quindi, quando lui lo vede, lo Spirito Santo gli dice: va al tempio, riconosce che era lui, lo prende tra le sue braccia e inizia a benedire Dio. Dice: Oh Signore, il tuo servo adesso può andare in pace secondo la tua parola. Per ora, questa piccola parola, ora, che è nun, è enfatico. Sottolinea il momento in cui Simeone prende Gesù, ce l'ha davanti a sé, tra le sue braccia, e dice: La salvezza è arrivata, ora la salvezza è arrivata, perché appunto ha Gesù tra le sue braccia. Ed è bellissimo come chiama Dio Signore e a se stesso chiama servo. Il Signore sappiamo che è l'Adonai, come abbiamo cantato oggi, e l'Adonai è il padrone, significa, e il servo era lui, il servo del suo padrone. Questa relazione identifica una persona devota. Quando tu ti identifichi servo di un Dio che è il tuo padrone. E per questo sei attento a quello che Dio vuole e sei devoto a Lui perché è il tuo padrone. È bellissimo, lo dice tutto. Questo chiamare Dio così e chiamare se stesso servo la dice, esprime proprio il tipo di relazione che Simeone aveva con Dio, che è quello che è un esempio perfetto per noi. Ci parla proprio della sua devozione. Poi dice: Lascia andare in pace il tuo servo, dice, perché questo è un modo di dire che indica la morte. Lascia andare in pace non significa lasciami stare, lasciami perdere, ovviamente. Lascia andare in pace il tuo servo indica ora mi puoi anche far morire. Ora io posso anche morire, secondo la tua parola, che era la promessa, che avrebbe visto il Messia e poi sarebbe morto. In realtà,
Dio non gli aveva detto che subito dopo aver visto il Messia sarebbe morto. Non gli dice in realtà in quella promessa quanto tempo dopo sarebbe morto. Ma Simeone, una volta che ha raggiunto quella sua viva speranza e ha visto Gesù, l'unto del Signore, a lui bastava. Era disposto a morire. Non gli interessava più della sua vita. Lui aveva visto Gesù, bellissimo. Lui dice: perché? Dice: puoi lasciare andare il tuo servo perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. I versetti 30 e 31 che abbiamo letto, che la salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli. La tua salvezza, questa parola, sou soterion. Questa è la salvezza del Signore impersonificata nel Messia Gesù, proprio come anche oggi abbiamo cantato, riferendosi proprio alla nascita di quel bambino. Simeone vede la salvezza di Dio per le genti e per i popoli, e questo già lui sta annunciando che per i popoli e per le genti, che è già una novità per Israele che per centinaia di anni ha vissuto il Dio come solo il suo Dio. Già Simeone sta dicendo una grande profezia, che lui sarà il Salvatore, la salvezza per tutti i popoli. Già, questa era una novità, una grandissima profezia. E Simeone dice, profetizza anche, che questa salvezza è stata preparata da Dio, c'è scritto, è stata preparata. Eitoimasas, questa parola rappresenta proprio il fatto indica che Dio l'ha precedentemente preparato, l'ha voluto, l'ha pianificato, l'ha organizzato. È stata proprio preparata questa salvezza per tutti i popoli, quindi per i giudei e per i gentili, quindi per tutte le genti. Quindi la salvezza si estenderà grazie a Cristo a tutte le nazioni. Per essere luce, c'è scritto, da illuminare le genti, gloria del tuo popolo di Israele. Il versetto 32. Quindi Gesù Cristo è la luce che rivela la volontà di Dio, è la luce che scaccia via le tenebre, è la santità e l'amore per tutte le genti, per tutti quelli che erano nelle tenebre, che hanno la possibilità di vedere questa luce. Ed è chiaro. Poi Simeone dice che lui è gloria del tuo popolo Israele. Ora dobbiamo ben capire che significa questo, perché molti idolatrano il popolo di Israele, fanno delle preghiere particolari, organizzano preghiere particolari per il popolo di Israele, perché Israele, sì, chiese intere organizzano queste cose perché Israele, dal popolo di Israele, è come se avesse una gloria particolare. Simeone qui sta dicendo, sta parlando, il soggetto è Cristo, il soggetto è la salvezza, è la luce che è venuta nel mondo, che è gloria del tuo popolo Israele. Gesù è la gloria, a Gesù la gloria, a lui l'importanza, a lui è la gloria. La gloria, questa parola doxan, che rappresenta l'onore, rappresenta la reputazione. Quindi ciò che rende Israele protagonista è la salvezza e la gloria di Dio che si manifesta con Cristo. Non è lui stesso una gloria, ok? Quindi la gloria si riferisce allo splendore di Gesù, allo splendore visibile del Signore che visita Israele. Quindi la gloria è il Signore, non è Israele. Per confermarlo, affinché non ci siano veramente dubbi, possiamo leggere Giovanni 1,14 come esempio, ma potremmo prendere anche tanti altri versetti. Vediamo che Israele ha visto la gloria del Figlio di Dio e lo troviamo scritto proprio anche in Giovanni. E la parola si è fatta carne ed è abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità.
ovviamente è la sua gloria, è lui stesso la gloria del Signore. E quindi dice queste parole forti, Simeone. Poi al versetto 33 abbiamo letto che Giuseppe e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che dicevano di lui. Simeone stava dicendo: lui è la salvezza, lui è la luce delle genti, lui stava dicendo queste cose, stava benedicendo Dio con Gesù in braccio. E Giuseppe e Maria si meravigliano di queste parole. Io mi meraviglio che loro si meravigliano perché avevano avuto rivelazione dall'angelo messaggero di Dio. Non tanti anni prima, circa 9 mesi prima, avevano avuto rivelazione di una nascita miracolosa, un angelo, e loro si meravigliano di queste parole. Però meditando e riflettendoci, a volte non si apprezza ciò che Dio ti fa arrivare. Lui manda ancora oggi dei messaggeri per farti sentire la sua vicinanza, per farti arrivare la sua parola, per farti arrivare il suo amore, per farti arrivare la sua volontà, la sua presenza. Ancora oggi manda i messaggeri. Loro avevano avuto un messaggero spirituale che era l'angelo, ma oggi Dio manda ancora delle persone per parlarti di lui. Eppure le persone continuano a non apprezzare, come avevano fatto proprio Giuseppe e Maria. Non apprezzano. Dio fa sorgere persone che lottano per la sua parola, che stanno lì a parlarti. Adesso vediamo la benedizione che Simeone fa ad entrambi. C'è scritto che Gesù fa una, li benedice, benedice Gesù, Giuseppe e Maria. E poi rivolge delle parole profetiche a Maria. Sì, possiamo rileggere solo i versetti 34 e 35. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Così termina, poi non sappiamo, poi termina così su Simeone, quindi ci concentriamo su questi ultimi versetti. Dice Gesù al versetto 34: è posto per la caduta e l'innalzamento di molti in Israele. Questa parola che Gesù è posto, è stato posto, è la parola ketai nel greco antico che indica che è stato stabilito, è stato destinato, è stato scelto, quindi è stato posto lì proprio. E questo utilizzo al passivo della parola, del verbo, implica che questo era stato già il piano di Dio. Gesù era già destinato per la salvezza nostra, per essere, dice, a caduta e innalzamento di molti. Questo è in senso figurato, ovviamente. La caduta, ptosis nell'originale, in senso figurato significa per l'inciampo di molti, per la rovina di molti. Cosa significa? Quelli che rifiutano con tanta salvezza, con tanta luce di Cristo, cadranno in perdizione, nel peccato e nella condanna eterna. Troveranno in Cristo quella pietra d'inciampo. Avranno Cristo e lo rifiuteranno e per questo cadranno. Però dice per caduta e per rialzamento di molti in Israele. Il rialzamento di molti è bellissimo, questa profondità di Dio, perché la parola che troviamo nell'originale è anastasis, che si riferisce ad un cambiamento al meglio, si riferisce ad una modifica o ad uno status migliore. E questa parola è utilizzata nel Nuovo Testamento e
moltissime volte viene tradotta come risurrezione. Questa parola è la parola che viene utilizzata nel Nuovo Testamento per indicare la risurrezione. È fantastico. Per esempio, in Luca 14:14, quando parla della risurrezione dei giusti, troviamo la stessa parola, anastasis, è la stessa parola del rialzamento. In Luca 20, 27, 36, nel dialogo tra i Sadducei e Gesù, dove parlano della risurrezione e nominano questa parola diverse volte, parlando della risurrezione, è la stessa parola. Sta parlando della risurrezione di molti. Perché chi ha peccato potrà rialzarsi, potrà risorgere, potrà risuscitare grazie a Cristo. E quindi avrà una vita che sgorgherà a vita eterna. Per alcuni, altri cadranno, in senso figurato. E al versetto 34 dice che Gesù è stato dato, cioè questo è dato come segno di contraddizione. Come segno di contraddizione. Dobbiamo ben capire che significa, vero? Perché Gesù è un segno di contraddizione. Segno. Questa parola, semeion nell'originale, è un marchio distintivo, è un'indicazione. Questa parola è utilizzata anche quando noi leggiamo i miracoli, i segni che Gesù faceva, i miracoli che lui faceva, è la stessa parola. Quindi dice segno di contraddizione. Dice proprio contraddizione? Sì, la parola antilegomenon, che indica contraddizione, significa proprio quello. Gesù perché segno di contraddizione? Perché lui lo ha dimostrato che lui è il Messia, perché lui lo ha dichiarato che lui è il Messia, ha dimostrato con i segni e i miracoli che lui, il Figlio di Dio, ha adempiuto tutte le profezie perfettamente, tutti i miracoli, ma è stato respinto da molti. E da altri invece è stato accettato. Che contraddizione. È una contraddizione. Come mai? Lui che ha adempiuto tutto. Tutto, tutte le profezie perfettamente. E il Vecchio Testamento è pieno delle profezie che si sono perfettamente adempiute in Gesù. Profezie che riguardavano Maria, che riguardavano il luogo, che riguardavano lui stesso, cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe detto, come sarebbe morto, come sarebbero spartite le sue vesti, cosa sarebbe successo dopo, durante e prima. Tutto è stato perfettamente adempiuto, lui l'ha manifestato con tutti i segni e i miracoli che lui è Dio, oltre ad averlo dichiarato apertamente, però alcuni credono, alcuni no, vanno in contraddizione. Tu credi chi vive con te, un'altra persona che tu conosci? No. Andate, vi contraddicete. Andate in contraddizione. Caduta e rialzamento di molti. Chi crederà potrà rialzarsi, che significa risuscitare. E questo sgorgherà vita eterna. Chi invece incontra Gesù e lo rinnega sarà un inciampo per lui. Cadrà davanti a Gesù, cadranno le sue buone opere, cadrà il suo orgoglio, cadrà nei suoi falli, nei suoi peccati e andrà al giudizio di condanna. Quindi Gesù divide la popolazione in due parti che si contraddicono. Alcuni lo accoglieranno e alcuni no. Sarà un segno di contraddizione. Gesù è stato inviato come segno di salvezza e come segno di salvezza noi possiamo riconoscere che è Lui il Salvatore. Si scontrerà con la contraddizione e con l'ostilità di molti. Questo come era, così è oggi e così sarà. Quindi Gesù è quella pietra d'inciampo, quel segno che crea opposizione, che crea ostilità. Nei suoi confronti la gente sarà divisa. Questo sta profetizzando Simeone. E noi lo possiamo
Possiamo dire la profezia di Simeone, la vediamo davanti ai nostri occhi, la vediamo davanti ai nostri, nel mondo contemporaneo. Anche oggi molti si rifiutano di camminare nel sentiero della santificazione, perché senza santificazione nessuno vedrà il Signore. Anche quelli contraddicono, non solo quelli che rifiutano apertamente Gesù, anche quelli che dicono che credono e poi non intraprendono il suo cammino. Cadono davanti alla sua santificazione, non vogliono santificarsi, ignorando che senza santificazione nessuno vedrà il Signore. Giungiamo alla fine, un attimo di attenzione ancora, Chiesa. Al versetto 20, 35 vediamo lo scopo. Dice, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Quindi Gesù Cristo è stato posto come segno di contraddizione affinché molti cuori siano svelati. Le persone rivelano quello che sono veramente, il loro cuore, dall'atteggiamento che hanno nei confronti di Gesù. È straordinario ed è verissimo. Quanta ipocrisia c'è oggi? Quanta ipocrisia? Quante maschere poste nel volto delle persone. Sapete, ti ricordi che erano gli ipocriti? Gli ipocriti erano gli attori che andavano in scena nei teatri nell'epoca antica, erano chiamati gli ipocriti perché facevano un ruolo che non era loro, che non erano loro stessi, ma interpretavano un'altra persona, perché erano attori, erano gli ipocriti. Poi questa parola è stata adottata per indicare le persone che si comportano come degli attori nella vita, cioè non mostrano la loro vera faccia. Gesù è venuto per svelare i cuori di molti. Vuoi sapere il cuore di una persona? Vedi come si comporta nei confronti di Gesù. La reazione di una persona verso di lui rivela in che posizione è il suo cuore, proprio nella vita. Rivela la purezza del suo cuore, rivela la volontà di seguirlo rivela quanto lo ama. Gesù mostra, svela, c'è scritto, dove sono i cuori veramente di fronte a Dio. Dall'atteggiamento che uno ha nei confronti di tutto ciò che riguarda Cristo, sarà chiaro qual è la condizione del suo cuore. Mostrerà il vero stato del cuore delle persone. Ci sono quelli che vivono nella pietà religiosa, ma quando gli presenti Cristo sviano, eppure vivono forme di religiosità di ogni tipo. Ma se gli presenti Cristo, sviano. Tu vedi il loro cuore, non da quello che, dalle forme esteriori, ma quando gli presenti Cristo. Molti li presenti Cristo non lo contraddicono apertamente, ma quando significa prendere la propria croce per seguirlo, cioè i veri discepoli, cadono di fronte alla sua santità, svelano il suo cuore. Quando gli insegni di essere dedicati come lo era Simeone, dedicare il loro tempo, dedicare il loro essere a Cristo, cadono, svelano il loro cuore. E dice, Simeone sta profetizzando proprio di tutte queste situazioni. E più alla fine profetizza la grande sofferenza che avrebbe avuto Maria, perché a un certo punto, se facciamo attenzione, dice che benedice entrambi, poi si rivolge a Maria e gli dice questo dal versetto 35, cioè che a te stessa, le dice, una spada trafiggerà l'anima. Anche questo ovviamente sappiamo che è in senso figurato perché sta profetizzando la grande sofferenza che Maria avrebbe avuto vedendo il suo figlio morire e morire di quella morte atroce, perché la morte in croce è stata veramente cruenta, crudele, anche tutto quello che ha subito prima di salire alla croce. E infatti quella parola, questa spada, dice una spada, questa spada designa una spada grande e larga, e la parola originale è Romphaia, che non indica una piccola spada, ma una di quelle grandi.
ad indicare che il dolore sarebbe stato veramente grande, atroce e forte. Infatti, Maria la troviamo insieme a solamente altre quattro persone, erano in cinque sotto la croce. Di tutti i discepoli, di tutti gli apostoli e tutti i discepoli che lo seguivano quando doveva distribuire il pane, quando dovevano ricevere, erano migliaia di persone, migliaia di persone, ma sotto la croce erano in cinque e c'era Maria sotto la croce. E quindi Simeone alla fine gli profetizza anche questo. Quindi e lo trovo magnifico, in poche parole così concentrate, grazie al racconto del nostro medico di Luca. Simeone era un uomo devoto a Dio. Questo è un grande esempio per noi, la devozione. La devozione. E grazie a questa sua devozione ricevette rivelazione dallo Spirito Santo, ricevette la guida, la rivelazione e l'adempimento delle promesse. Quindi cosa bisogna fare per ricevere tutte queste cose? Essere devoti. Ti devi dedicare, ti devi consacrare, la tua devozione deve essere totale a Dio. Chiediti ogni volta, questo che faccio, questo che dico, dimostra devozione a Dio. A cosa mi sto dedicando nella vita più di tutti? Perché tu ti puoi dedicare a tutte cose che non sono di male, ti puoi dedicare ad altre cose, ma in primis devi essere devoto a Dio. Se vuoi ricevere la sua guida, le sue promesse, il suo amore e le sue rivelazioni, ovviamente. Simeone credette alla promessa di Dio e questo lo portò ad avere questa bella vita devota. Lui aspettava l'adempimento, l'ha visto e ciò che mi è entrato veramente nel cuore è che Simeone, una volta visto Gesù, poteva pure morire. Lui dice: Signore, prendi pure la vita del tuo servo, fa che io vada in pace già. Ma Gesù non gli aveva detto, lo Spirito Santo non gli aveva detto che subito dopo sarebbe morto. Gli ha semplicemente detto che non sarebbe morto prima di aver visto l'unto del Signore. Ma Simeone, quando ha l'incontro con Gesù Cristo, per lui poteva anche morire. Questo deve succedere a chi ha un reale incontro con Cristo. La sua vita può anche morire. Una volta che uno incontra Cristo, non gli importa più della sua vita. Dà la faccia per lui. Dà la faccia davanti a tutti per lui. Non gli importa più della sua vita. I suoi bisogni sono i secondi bisogni. Le cose di questa vita sono dopo. Io ho incontrato Cristo e tanto basta. Questo, disse Simeone, questo è il grande esempio che è magnifico di Simeone. Poteva pure morire, ormai aveva incontrato Gesù. Questo ci dobbiamo chiedere. È così per noi? Una volta che ti arriva, ma l'hai incontrato realmente Gesù? Se l'hai incontrato realmente, avrai una vita devota a lui. E questo si vedrà. Si vedrà. E una vita devota è la migliore evangelizzazione. È migliore di qualsiasi parola. Che Simeone possa essere un esempio per noi. Che tu possa riscoprire in te stesso una nuova luce e un accendere il tuo spirito. Che Simeone sia un esempio per accendere il tuo spirito ad una vita più devota. Dedicati di più a Dio che le altre cose del mondo. Dedicati di più a Dio. Sarà un bene per te. Io ti voglio ringraziare, Dio onnipotente, santo e glorioso, per le tue parole che possiamo meditare, perché possiamo offrirti un culto. Prenditi tutta la gloria e l'onore di cui solo tu sei degno. Fa che le vite di tutti noi possano essere veramente dedicate a te e alla tua gloria, che queste tue parole siano fisse nei nostri cuori. Ti prego di far crescere e di ricordare queste tue parole, di essere devoti, perché questo è un bene per noi. Grazie dei tuoi insegnamenti. Fa di noi quei vasi modellabili,
Quei vasi modellabili, perché quelli duri si rompono nelle tue mani, cadranno. Che tutta questa chiesa sia rialzata, sia risuscitata nell'ultimo giorno. Guida affinché tutto questo sia reso possibile per la gloria della tua potenza, Padre, nel nome di Gesù Cristo, l'unto del Signore, il Messia. Amen. 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 Un saluto per tutti.